Ezio Grappasonno, presidente dell'Azzurra Basket, avvio di campionato di Serie D maschile con una sorta di festa. Certo, siamo al Palazzetto, il nostro campo preferito, e oggi disputiamo la nostra prima gara interna con la squadra del Pineto. Abbiamo sempre avuto delle belle battaglie, tra virgolette, sportive ovviamente, con la società del Pineto, però oggi festeggiamo un'altra cosa, più importante ancora per noi, che è l'inno della nostra società, quella realizzata dal professor Remo Vinciguerra. Per noi è una grande soddisfazione avere anche l'inno del professor Remo. Inoltre abbiamo presentato tutte le nostre squadre, dal mini basket al settore giovanile, quindi oggi per noi è una festa già vinta, diciamo così, la partita è un di più. L'organizzazione dei miei collaboratori è stata perfetta e credo che con questa organizzazione possiamo fare ancora molto meglio. Tanti bambini. Sì, tanti bambini, attualmente ne abbiamo più di 100 nel nostro centro mini basket qua a Lanciano, ne abbiamo altri 30 al nostro centro di Casoli, abbiamo un altro centro mini basket dove facciamo attività sportiva 2 giorni alla settimana. Stiamo iniziando una collaborazione con l'ANFAS, dove anche oggi l'ANFAS ci ha mandato 12 ragazzi e abbiamo intenzione di avere una squadra anche per loro che stiamo cercando di formalizzare. Marco Lombardi, general manager dell'Azzurra Basket, avviata una collaborazione con l'ANFAS Lanciano. In che cosa consiste? Allora, stiamo cercando di fare un progetto a 360 gradi e per questo abbiamo deciso di non lasciare nulla al caso. Con la nostra responsabile Lorena Ziccardi abbiamo cercato questa collaborazione con l'ANFAS per coinvolgere anche i ragazzi con disabilità cognitive, per cercare di avvicinarli al nostro mondo, farli partecipare alle nostre giornate come quella di oggi, dove abbiamo presentato tutte le nostre attività dal mini basket alla prima squadra, e questo penso che sia un piccolo tassello anche da parte della famiglia dell'Azzurra Basket per aprirsi, come già è stato fatto con altre precedenti esperienze. Ricordo 3 anni fa l'amichevole con Nazionale del Basket in Carrozzina, che è stata per una settimana ospite qui a Lanciano con la nostra famiglia. Penso che sia importante per tutti, per capire quali sono le fortune, quali sono le sfortune, ma quando insieme l'integrazione può sicuramente portare un sorriso a tutti. Giuseppe Di Foglio, responsabile del mini basket dell'Azzurra, ma quanti bimbi ci sono che giocano? Allora, quest'anno devo dire che i numeri sono aumentati, abbiamo fatto un ottimo lavoro, siamo circa sui 130-140 bambini e ci sono anche altri in prova, però bambini così, l'importante è che i bambini vengano da noi e si divertono. E io, come sempre, non parlo mai di società, ma parlo sempre di famiglia, perché questa società per me è una famiglia. Infatti questa giornata qua si vede, è lo specchio proprio della famiglia, perché tutti partecipano, è quello che voglio io, che tutti vengano a vedere la nostra prima squadra, ma per sentirsi vicino a loro, per sentire un po' il calore di tutta la società. Ma quanto è stato difficile far stare buoni questi bambini? Diciamo che io sono un Peter Pan perché come si fa? Si vede, sì, strillano, ma si vede che sono carichi, piace, è bene così, vabbè, lo strillo va bene, siamo stati anche noi bambini e penso che fa parte anche dello sport.